basta. Quindi oggi il cittadino sa che il voto che esprime lo esprime per il suo futuro e quindi è molto attento non solo a ciò che avviene negli ultimi giorni, ma a quello che è avvenuto nel corso di una legislatura. E in questo senso io devo dire che sto vedendo in città una cosa strana, sembrano, come sapete, quei ragazzi che non hanno studiato per tutto l'anno scolastico, poi gli ultimi 10 giorni si riempiono di caffè per cercare di studiare, di leggere tutto ciò che nei mesi precedenti non hanno fatto. Ecco, qui stiamo vedendo una arrembante situazione che sta creando dei caos in città, strade che si rifanno una sopra l'altra, attivazioni, inaugurazioni e cose del genere. Quasi che negli altri 5 anni il cittadino si è dimenticato che mi sembra che sia stato fatto obiettivamente poco, ma posso assicurare che quel poco di buono che noi riusciremo a trovare se i cittadini ci daranno il consenso, noi lo utilizzeremo, non faremo come hanno fatto loro che hanno azzerato tutto, uomini e programmi e soggetti, e hanno ricominciato tutto da capo facendo perdere alla città quell'abbrivio positivo che era stato obiettivamente dato. Quindi io voglio dire che noi dobbiamo lavorare insieme, ecco perché il momento importante è soprattutto quello dopo la campagna elettorale, nel quale cittadini e amministrazioni si devono stringere e ben vengano questi luoghi di incontro dove il cittadino possa anche esprimersi, perché vedete dove votare probabilmente nella cabina, nel momento in cui hanno la matita in mano. Allora noi dobbiamo lavorare, voi dovete lavorare con noi se ci credete, anche in questo senso, per recuperare consensi, per far sì che questo nostro, che non è solo un messaggio, ma che è una volontà di lavorare, possa veramente portarci al successo. E vi ringrazio. In fondo un'amministrazione deve lavorare per i cittadini. Noi tutti dobbiamo lavorare per vivere bene in questa città. I baresi devono vivere bene nella loro città, devono vivere bene la loro città. Quindi il nostro obiettivo, il nostro scopo è questo, perché vedete, cari amici, se noi non viviamo bene nella nostra città, come possiamo pretendere che altri vengano a investire, a aprire industrie, pretendere che ci vengano a visitare, quindi a fare turismo, se noi stessi viviamo male? Allora vedete che ci sono tutte le componenti, perché i primi attivatori di quel marketing del territorio sono i cittadini, cioè come i cittadini, cosa i cittadini pensano della loro città. Ecco che quindi questa corrispondenza fra cittadini e amministrazione deve essere sempre più attivata, sempre più costante, proprio nel comune e reciproco interesse. Quindi è questo il metodo di governo che noi vogliamo proporre. È chiaro che abbiamo un bagaglio di credibilità, perché negli anni di amministrazione del centrodestra a Bari si sono obiettivamente fatte delle cose, però non basta, quello fa parte del passato, noi dobbiamo guardare sempre avanti, noi non scendiamo nelle polemiche, nel metodo, nel modo, nelle offese che ci vengono fatte, perché queste le lasciamo a chi obiettivamente le fa. Noi vogliamo continuare il dialogo. Io ho incontrato molto umilmente, io chiaro che ho una visione, l'amministrazione ha una visione della città, ma siamo ripartiti dai bisogni dei cittadini, siamo partiti, ho incontrato da settembre migliaia, sto continuando a incontrare in incontri come questi, sollecitati dai partiti, sollecitati dai vari candidati, proprio per avere l'umore, la sensazione, per poter inserire non solo nel programma, ma anche nella visione mentale quelle che sono le esigenze, partendo dalla strada in cui si abita, dalla strada in cui si lavora, dal quartiere che si vive, e poi allargandole alle necessità della città fino a stabilire l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere. Bari deve diventare una capitale del sud-est italiano e quindi europeo, non un capoluogo della Puglia. Quindi dobbiamo ampliare gli orizzonti, guardare, riprendere quello. Bari ha bisogno di un nuovo rinascimento, quello stesso rinascimento che i nostri nonni o i nostri bisnonni, a secondo della nostra età, 80 anni fa, attivarono. Praticamente voi conoscerete che non dormivamo la notte per la musica ad alto volume che c'era nella città vecchia, che c'era, perché adesso non c'è più, grazie a Gino, perché abbiamo ottenuto poi un'ordinanza sindacale, ma ottenuta veramente con le maniere forti. Sì, ma come, cioè, noi, infatti, perché non era più possibile vivere, diciamo, in questa maniera.
E niente, grazie a Gino poi abbiamo risolto questo problema. Ma non solo quello. Non solo quello, tantissime altre cose. Tanto che oggi è la nostra candidata, ecco perché. Tu lo trascorsi in questo quartiere. Io dal 58 sino a quando non mi sono spostato a Palese ho vissuto in via Campione numero 5 e quindi un cinematografo qua a fianco era una consuetudine.